che ve ne pare? Direi che ora Windows Me funziona proprio bene. Questa settimana è stata caratterizzata da ben due live con Windows Me. Nella prima live, la parte 1, abbiamo installato il sistema operativo con tanto tempo che è stato impiegato per formattare l'hard disk da 60 GB, quasi 40 minuti! E poi colpo di scena con la tastiera che durante l'installazione all'improvviso non ha funzionato più. Nella seconda live invece, la parte 2, abbiamo visto qualche programma, il gioco di rally che avevate scelto e poi siamo andati su internet. Per chi non avesse visto le live oppure non ha potuto esserci, le trovate sul canale e nella descrizione. Però durante la seconda live avevamo riscontrato qualche problema audio e video. L'audio non funzionava perché veniva richiesto un file che però in quel momento sembrava mancare. Mentre per quanto riguarda la parte video, nonostante i driver installati, la risoluzione era bloccata a 640x480 pixel. Questi problemi li ho risolti. Come? Per l'audio, dopo delle ricerche online e come suggerito anche da Stefano Franceschi 565 nei commenti, ha funzionato di usare il CD di installazione di Windows Me. Quando è stato richiesto il file, ho indicato la cartella Win9X e così è riuscito a trovarlo e l'installazione è terminata correttamente. Durante la live c'ero andato vicino, avevo indicato l'intero disco di Windows Me, ma a quanto pare bisognava indicare la cartella specifica. Per la risoluzione sono andato nel Device Manager e ho iniziato a cambiare il modello di monitor. Già usando Digital Flat Panel 1080x1024 si è sbloccata la possibilità di cambiare la risoluzione. Come impostazione finale ho scelto Plug and Play Monitor e anche con il riavvio la risoluzione è rimasta impostata correttamente. Così ho eseguito 3D Mark 2000 che non riuscì a funzionare a causa della risoluzione, mentre questa volta invece è partito. Ecco alcune scene del programma di benchmark che si susseguono durante l'esecuzione. Arriva poi anche il turno del gioco di rally che avevate scelto, Colin McRae. Questa volta l'audio è funzionante e si sentono i vari effetti del gioco. Ecco il motore della Subaru in prezza mentre si corre. Infine ho cambiato anche la profondità del colore da 16 a 32 bit, lasciando invariata la risoluzione e anche qui dopo il riavvio tutto resta come impostato. E ora che questi problemi che ha avuto Windows Me sono stati risolti, ho intenzione di proseguire con un nuovo test per quanto riguarda la parte web. E perciò lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate e se avete visto per la prima volta un mio video iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati su nuovi video e live. E ora è il momento dell'annuncio. Parteciperò al Maker Faire Rome 2023 come espositore. La tecnostagia orchestra è stata selezionata come progetto e questa è una grandissima soddisfazione e anche un'opportunità per incontrarci, conoscerci e farvi vedere da vicino un qualcosa che avete visto sul canale, ovvero la Tecnostagia Orchestra. Il Maker Faire Rome è un evento a livello europeo di tecnologia e innovazione, quindi intelligenza artificiale, stampa 3D, Arduino. Quindi segnatevi dal 20 al 22 ottobre a Roma Maker Faire 2023. Quest'anno, oltre al Maker Faire, ho intenzione di partecipare ad altri eventi sempre come espositore. Quindi più là vi comunicherò il calendario del Tecnostagia Tour 2023 con date e eventi ai quali parteciperò. Ciao!